Ambasciatore Eisenberg, stiamo vivendo assieme, da alleati, da amici, un periodo di grande crisi medica ed economica. Cosa stanno facendo gli Stati Uniti in questo momento, pur in difficoltà anch'essi, per l'Italia? Sì, Italy and the United States clearly are at the forefront of the fight against COVID-19. L'Italia e gli Stati Uniti sono evidentemente in prima linea nella lotta al Covid-19, ci spiega l'ambasciatore Eisenberg. I nostri paesi sono stati particolarmente colpiti e sentiamo un dolore incessante. Voglio esprimere le mie condoglianze agli italiani da parte del presidente Trump. È chiaro ora che il presidente ha fatto passi significativi e forti per sostenere l'Italia. È un ampio pacchetto di sostegno finanziario, milioni di dollari che andranno alle ONG, le organizzazioni non governative, che agiranno per aiutare la popolazione italiana contagiata dal Covid. Ci saranno fondi per il business italiano, per ripartire dopo il terribile e lungo lockdown. Ci sarà sostegno militare, logistico, la telemedicina, la ricerca medica comune fra l'Università di Pittsburgh e i famosi scienziati italiani per sviluppare il vaccino, che speriamo sia presto pronto. Due gli scopi del pacchetto di aiuti. Uno, la battaglia al Covid-19. Due, la ripresa degli scambi commerciali globali che devono ripartire alla fine di questa battaglia. So, ambasciatore, che anche grandi corporation, grandi aziende private americane sono coinvolte in questo tipo di aiuto. Sì, it is molto importante, very important. Ma è anche molto importante, prosegue l'ambasciatore, l'impegno delle grandi aziende private americane. Mi rende orgoglioso. America e Italia sono costruite sulla democrazia e la libertà. L'America si fonda anche su milioni di aziende private, non del governo, e il loro aiuto rappresenta lo slancio e la generosità del popolo americano per chi si trova in difficoltà. Sono particolarmente orgoglioso che la Camera di Commercio americana abbia raccolto oltre 30 milioni di dollari dalle compagnie statunitensi. Ringrazio anche per la cooperazione l'ambasciatore italiano a Washington, Varricchio. Armando Varricchio, the Italian ambassador to the United States, who has been a fantastic partner in this terrible time. Come sta colpendo, quanto duro sta colpendo questa crisi gli Stati Uniti? Well, the United States, like Italy, is coping. È un momento difficilissimo per gli Stati Uniti come per l'Italia. Personalmente sono provato a livello emotivo perché il virus sta colpendo in maniera violentissima New York e New Jersey, dove vivono i miei nipoti e i miei figli, rinchiusi. E il Covid ha crescite esponenziali. Il presidente Trump e tutto il personale sanitario stanno lavorando duro. La task force, guidata dal vicepresidente Pence, rafforza il lockdown, il distanziamento fra le persone, l'attenzione generale per battere la malattia. Facciamo progressi, ma è difficile, lento, e il prezzo è molto alto. Ambasciatore, vede una exit strategy assieme Stati Uniti, Italia, in questa crisi terribile? I think our exit strategy is clear. We are working together. La nostra exit strategy è chiara. Lavoriamo insieme. I nostri paesi sono forti e persistenti. Molti, molti, molti secoli hanno dimostrato la resilienza degli italiani. Anche noi negli Stati Uniti condividiamo la convinzione assoluta che batteremo questo nemico, il Covid-19. Ne usciremo lavorando insieme, oggi come in passato. Dal tempo del piano Marshall, per volere oggi del presidente Trump, mai un intervento simile era stato fatto per un paese alleato nell'Occidente. Proseguiremo con questa amicizia, costruita per sempre sulla democrazia e la libertà degli individui. Ambasciatore Eisenberg, ci sarà un nuovo ordine mondiale dopo questa crisi? Ci sono paesi importanti che giocano un ruolo decisivo in queste ore, la Cina innanzitutto e la Russia. So it is clear that there are others, Russia, China,
È evidente che altri paesi come la Russia e la Cina, ma non soltanto, stanno dando una mano e sono qui in Italia. Se sono qui in una crisi globale è perché l'Italia è particolarmente colpita. Se vengono con una trasparente buona volontà e senza altri motivi, col desiderio di cooperare per mettere fine alla pandemia, per me sono benvenuti. Their help. Transparency should be there. Ma ci deve essere trasparenza. Sono convinto che la luce splende sulla democrazia e i nostri valori condivisi, che manterremo salda questa unione storica tra l'Italia e gli Stati Uniti. È forte e ancora più forte di prima. Non ho dubbi e così sarà. Indeed, stronger than ever before. I have no doubt. That will be the case.